conosco. E quindi arriviamo invece alla presentazione di quello che è stato questo progetto, di quello che è stato, di quelle che sono state le finalità iniziali, il suo evolversi, le azioni, chiaramente i prodotti finali di questo progetto. Si è trattato innanzitutto di un progetto di capacity building, così è stata definita l'azione che è stata promossa come avviso pubblico da parte del Ministero dell'Interno all'interno della programmazione per l'annualità del 2013 del Fondo per l'integrazione dei cittadini di residenza, che è un fondo dell'Unione Europea. Capacity building si intende non un servizio diretto, quindi ai beneficiari, i cittadini di paesi terzi, ma in primis quelli che sono i soggetti del territorio, pubblici e privati. Infatti il titolo del progetto era proprio il miglioramento e qualificazione dell'offerta dei servizi pubblici e privati rivolti ai cittadini di paesi terzi. Tre principi sono state, diciamo, le aree di intervento del progetto: la facilitazione nell'accesso all'informazione, il miglioramento della conoscenza e l'utilizzo dei servizi pubblici e privati e la valorizzazione delle risorse del territorio, l'individuazione di una modalità di raccordo e di coordinamento del terzo settore. Queste erano chiaramente le finalità del progetto e gli obiettivi chiaramente erano ancora, come dire, qualcosa di sfumato, perché all'inizio del progetto poi in mezzo c'è tutta l'implementazione dell'attività e il loro svolgersi. Complessivamente quindi nell'ottica anche di facilitare l'accesso e la rete, e quindi l'accesso alle informazioni e la circolazione delle informazioni stesse e la capacità di far rete intorno ai contenuti, quindi intorno alle informazioni, sono stati attivati al mese di dicembre 7 info point nei 7 comuni partner, e le azioni che, diciamo, sono state fatte a partire dal mese di dicembre, soprattutto dal mese di gennaio, poi sono state la realizzazione di una guida multilingue sull'offerta di servizi pubblici e privati presenti sul territorio e l'elaborazione di procedure di raccordo della rete locale di governance. Una rete in gran parte dei comuni già esistente, informale, presente comunque sul territorio, non era qualcosa che, come dire, è stato creato dal progetto, ma che il progetto ha riattivato, ha fatto anche in alcuni casi conoscere, no, non soltanto all'interno tra i vari comuni, ma anche tra organizzazioni tra di loro differenti. Il percorso. Chiaramente la strada non era, come dire, una strada soltanto, come dire, dritta, come dire, mirata all'obiettivo, ma ci sono state chiaramente anche delle deviazioni, no, del percorso. Perché? Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'InfoPoint, la prima modalità è stata quella di dare delle risposte non soltanto alle persone che hanno avuto accesso ai servizi, ma anche di dare un orientamento a loro, appunto nell'ottica dell'accesso ai servizi, ma anche un sostegno, ovvero perché il personale che ha lavorato presso l'InfoPoint ha affiancato il personale dei comuni e ha dato chiaramente, come dire, un sostegno alle attività, e poi all'interno di un lavoro di equipe, soprattutto nella prima parte, abbiamo fatto anche circolare alcune novità, alcuni aggiornamenti relativi specificatamente al diritto dell'immigrazione, e questo sicuramente, come dire, ha avuto un sostegno nella capacità di risposta dei servizi stessi e poi degli operatori alle persone presenti presso gli uffici di promozione sociale. Per quanto riguarda la guida, fare una guida è stato sicuramente, come dire, qualcosa di complicato, soprattutto per le cose che non stanno all'interno di quella guida, perché il principio che è stato seguito non è stato quello della esaustività. Tante cose probabilmente all'interno di quella guida non le troverete, ma perché il principio che è stato seguito è stato quello della qualità. Sono stati svolti quasi 30 incontri nei comuni presso le sedi delle associazioni, dei partiti, dei sindacati, e la risposta e la domanda alla quale abbiamo cercato di rispondere era: quali sono le emergenze, quali sono le questioni prioritarie? Questo perché? Perché se analizziamo i dati, adesso li vedremo, degli accessi che sono stati 1422 nel periodo di apertura degli InfoPoint, chiaramente vediamo che la richiesta principale è stata quella di contributi economici, di sostegno alla povertà, cioè misure di sostegno, misure locali, chiaramente di sostegno
servizio e le richieste stesse dei beneficiari si indirizzano, no, al SAN che li trovano ascolto e chiaramente formulano delle domande specifiche, mostrando una competenza da parte delle persone che accedono ai servizi rispetto a ciò che i servizi possono offrire. Ascoltando i beneficiari, i cittadini di paesi terzi, sono beneficiari indiretti, da quel punto di vista appare chiaramente la questione della povertà e della, cioè, della soprattutto un periodo di crisi, della difficoltà economica come la priorità. Ascoltando invece l'organizzazione del territorio, invece emerge una complessità tale che ci dice come in realtà poi gli aspetti del vita quotidiana che vanno inseriti nel piano della guida siano i più disparati, no? Si passa chiaramente, come dire, per esempio, per le violenze domestiche, faccio un esempio, il fatto che prima di arrivare ai servizi sociali chiaramente ci sono tutte comportamenti, misure, riferimenti anche altri sul territorio come associazioni dei consumatori ai quali chiaramente i cittadini possono fare riferimento, no? Perché appunto la pluralità di servizi offerti sul territorio è notevole. E quindi, come dire, un principio di attualità, quali sono i problemi principali? E nell'ascolto delle organizzazioni quello che è emerso è che le questioni sono chiaramente tante, la casa, il lavoro è uno di quelli importanti, e non soltanto il lavoro dipendente, ma anche il lavoro autonomo, perché dare delle indicazioni sul fatto che non è proprio facile aprire un'impresa e portarla avanti è stata per esempio una delle indicazioni che è emersa nell'ascolto delle associazioni di categoria. E la modalità non è stata quella di convocare tutti quanti sempre intorno a un tavolo. Per la guida si è scelta un'altra opzione, lì in termini inglese, come dire, siamo andati nelle loro sedi e lì abbiamo fatto gli incontri, nel periodo soprattutto che è stato tra gennaio e inizio marzo. E poi ci sono stati gli incontri veri e propri, quelli che hanno portato all'elaborazione del protocollo, che è presente lì al tavolo, in fondo sull'angolo, che sia gli enti pubblici sia i soggetti privati che hanno partecipato al progetto e che nei prossimi mesi intendano far parte per il futuro dell'attività di questa rete locale di governance, e insomma il protocollo è lì a disposizione. Ma come ci siamo arrivati? Innanzitutto ci sono stati degli incontri, il primo si è svolto a settembre, io ancora non ero presente qui operativamente, e poi diciamo, ho avuto diverse fasi. Una veniva ricordata prima, che è stata il question time, proprio in questa sala molto affollata, con una nuova modalità di risposta e di incontro anche tra i servizi pubblici, le istituzioni e i cittadini, ovvero la capacità di dare risposte immediate che non siano magari che siano calibrate sul singolo caso, ma che siano a beneficio di tutto, perché tutti possono ascoltare e magari, come dire, simulare nuove domande o chiarirsi del dubbio, delle domande, come dire, che possono rimanere anche inespresse. E poi c'è stata la conferenza di rete, che si è sempre tenuta in questa sala, che ormai diciamo è il luogo, diciamo, la casa del progetto, e che ha visto un intero pomeriggio di lavori per definire che cosa. Noi abbiamo detto il protocollo, dove ci sono contenuti, diciamo, i temi dei quali si occuperà questa rete locale di governance e soprattutto formalizza la rete locale di governance. Ma per poterci arrivare chiaramente abbiamo definito quelle che sono delle visioni strategiche, quelle che sono chiaramente delle priorità di intervento e soprattutto poi in termini di scarsità delle risorse economiche quelle che sono le risorse. E la risorsa principale che è venuta fuori è quella chiaramente della partecipazione delle competenze, perché dagli assistenti sociali alle persone che lavorano presso le associazioni, che siano sindacati di consumatori di categoria, e poi anche i volontari di gruppi informali, ci tengo a sottolinearlo, particolarmente attivi nel territorio regionale, che soccorrono magari in particolare sul tema della salute, come di anche di tema di attività e di integrazione nel mondo scolastico. Ecco, quindi una pluralità di soggetti, dagli enti ai gruppi informali, che potranno partecipare alla realizzazione delle future iniziative. I dati, l'avevo detto un po' prima, sono 1422 gli accessi, due sono state le guide, inizialmente doveva essere una scritta, poi proprio attraverso l'attività di ascolto abbiamo detto non tutti sanno leggere la lingua madre, diciamo, alcuni target specifici magari invece hanno problemi a comprenderle. Da lì su tre lingue, il pidgin inglese, l'arabo e il moldavo, è stata scelta quella di fare una guida che sia su alcune parti
dell'abita anche audio e che sarà fornita con un supporto impieghevole, quindi anche con questa cross-medialità che a volte contraddistingue i prodotti, purtroppo per riuscire, come dire, a far tutto in tempo, a volte qualcosa non riusciamo, come dire, a presentarlo, ma che dal martedì prossimo saranno pronti e disponibili per le organizzazioni e che sono impieghevoli, dove ci sono i testi in lingua e il QR code, ovvero rimanda al file audio disponibile su internet. E poi, appunto, come dicevo prima, il protocollo di intervento. Questi sono degli strumenti, cioè è il prodotto di azioni. Un prodotto intangibile, chiaramente, sono i rapporti che sicuramente si sono rafforzati laddove presenti.